Maxi Avalanche 2022, buon divertimento! Too fast for me. Was too fast for you? Yeah. Yeah. I do a great start on the second match. And I try to follow Tobia. The speed is so high for me in the pedal section. I try to attack in the H part, but he's so strong today. Oh, this is my first Maxi Avalanche, and hope to repeat as soon as possible. Nella prima manche ero rimasto poi castrando, ho recuperato fino alla terza posizione, poi il ragazzo che è arrivato in terzo, gli ha detto che era abbastanza morto. Giorgio Righi ricorda della prima Liga italiana, è arrivato, ha vinto la secco. Se chiamo andiamo a Castiglia, già vieno sul posto, quindi avevo bisogno di diventare. Però ero un po' deluso dalla prima manche, questa qui ero concentratissimo, ho pedalato il doppio di prima, ho guidato benissimo, ho fatto un errore alla fine, sono caduto, ho perso molto, avevo 45 secondi di vantaggio sugli altri, però la caduta sono riuscito a rimettere un po' strelere, mentre dentro la serra, a ripartire, mi sono avvicinati, dopo sono rientrato di nuovo in concentrazione, sono riuscito a prendere un altro po' di mangia. È stata una gara, dai, ok, bella. Allora Giorgio, io sono ragioniere ma non voglio assumermi la responsabilità. In teoria la somma dei punti potresti aver vinto anche la generale. Presentazione della Vera Ramone e del suo team, il Racing Team River Rosse. Da dove arrivi, Vera? Arrivo da un posto bellissimo, alle Rive Rosse, dovete venire a girare tutti lì perché è bellissimo per tutte le specialità, dal cross country all'enduro, vanno bianco, ovviamente non abbiamo impianti di risalita, ma è una zona bellissima, estate, autunno, inverno, soprattutto la primavera. Tra l'altro dobbiamo ricordare che la Super Vera le fa tutte, l'abbiamo tirata dentro nel 2018, mi sembra, o 17, e poi dopo non ne ha mollata una, gira tutta l'Europa, una fiera bandiera italiana in giro per le Maxi Avalanche. Mentre qua abbiamo che si nasconde, ma bisogna darne atto che dall'Isola d'Elba, dal mare, è arrivata l'Ambra sulle Alpi, sul ghiacciaio, per la prima volta, un anno che va in bici, mi dicevano i tuoi amici, era giù con una pazza, io ho fatto dei pezzi dietro lei e... Cioè, a parte gli scherzi, dai, le sensazioni, le emozioni che hai vissuto. Vabbè, ma io amo la montagna, ogni volta che vedo una montagna, quindi mi perdo nel guardarla, è bellissima. No, ma nel percorrere in bicicletta, perché le sensazioni alpinistiche sono bellissime, però le sensazioni della curva, del salto. Sono sentieri bellissimi, rispetto ai nostri che sono tutti scassati, devi stare sempre attento a quel sasso su cui ti ci potresti stampare. Qua sono belle, sono curve bellissime, sentieri ampi, si vedono bellissimo. Quindi, e che differenza c'è tra percorrere una cresta in alpinismo o fare un sentiero in discesa con la bici da enduro? A livello proprio di emozioni, di sensazioni. Vabbè, ma dipende quanto è sottile la cresta, se è una bella cresta sottile non la batte niente. Però anche un bel sentiero in discesa, soprattutto con questo panorama, dai, dagli. Altra comunicazione di servizio, bisogna assolutamente annunciare una cosa eroica. Di Riccardo che ha fatto una gara come Marco Aurelio Fontana alle Olimpiadi del 2012. Senza cosa? Sella! Senza la sella, l'ha portata a casa, tutto intero anche! Numero uno! Grande, un applauso a Ricchi!